X Factor 2017, Lorenzo Bonamano eliminato. Fedez contro la produzione. Lorenzo Bonamano eliminato da X Factor 11. Fedez infuriato con il talent. Si è appena conclusa la prima puntata dei live dell'11ª edizione di X Factor. Il meccanismo quest'anno è cambiato e anziché dividere i ragazzi in due manche come sempre, portando allo scontro finale il peggiore di ognuna, si è deciso di fare un'unica gara che vede protagonisti tutti i talenti di X Factor 2017. All'ultimo scontro va quest'anno la categoria meno votata. Il giudice della squadra può salvare uno dei tre concorrenti, gli altri due si devono sfidare per il loro cavallo di battaglia. Uno viene salvato e l'altro eliminato. In questa prima puntata, la categoria meno votata è stata quella degli under uomini. Fedez inizia il suo percorso nel programma con un cantante in meno. La squadra di Fedez è composta da Samuel Storm, Lorenzo Bonamano e Gabriele Esposito. Il rapper ha scelto di salvare Samuel. Si sono dovuti così scontrare Lorenzo e Gabriele con i loro cavalli di battaglia. Gabriele ha scelto di esibirsi con Ain't No Sunshine, brano scritto e interpretato da Bill Withers. Lorenzo invece ha portato la canzone Radioattive degli Imagine Dragons. Il pubblico tra i due giovani ragazzi ha deciso di far andare avanti Gabriele ed eliminare dal talent Lorenzo Bonamano. Fedez perde Lorenzo Bonamano nella prima puntata di X Factor 2017. Prima che il conduttore della trasmissione, Alessandro Cattelan, leggesse il nome dell'eliminato di questa prima puntata, Fedez ci ha tenuto ad esprimere nuovamente il suo dissenso con parole forti, nei confronti di X Factor 11 per la scelta di questo nuovo metodo di eliminazione. Secondo il rapper e giudice di X Factor, non è giusto che un'intera squadra vada al ballottaggio. Alessandro Cattelan ha tentato di rassicurare Fedez affermando che forse dalla prossima puntata si tornerà al vecchio metodo. Questo quindi potrebbe essere stato solo un test. Che sia la prima o l'ultima volta, poco importa, il pubblico ha comunque scelto di eliminare dal gioco Lorenzo Bonamano, il quale non avrà la possibilità di poter continuare il suo percorso. Duro colpo dunque per Fedez, giudice della trasmissione ormai da 4 anni, che da sempre tende ad avere una squadra vincente e portate tutti i suoi talenti il più vicino possibile alla finale. I componenti della sua squadra si sono classificati sempre sul podio, conquistando nel suo primo anno all'interno della trasmissione il primo scalino del podio con la vittoria di Lorenzo Fragola. Quest'anno riuscirà a portare il più avanti possibile i suoi due talenti rimasti? Lo scopriremo nelle prossime settimane.